tutti, sono Luca Santilli, sono il sindaco di Gagliano Aterno, un paese in provincia dell'Aquila di 250 abitanti. Il progetto NEO, Nuove Esperienze Ospitali, è un progetto che vuole generare neopopolamento e favorire la formazione di giovani ragazzi. Abbiamo iniziato nel 2022 con la prima versione, alla prima call hanno risposto 27 persone, 6 persone sono venute a vivere in paese, la seconda call, la versione beta, 17 richieste di partecipazione, 8 ragazzi hanno partecipato. NEO è una scuola immersiva sulla transizione ecologica e sull'antropologia alpina. Io sono Giulia Ferrante di Montagna in Movimento, nel coordinamento del progetto NEO. Dall'anno scorso abbiamo pensato a una scuola di attivazione di comunità e transizione ecologica che richiedesse e chiamasse dei ragazzi giovani formati in diverse discipline a risiedere per 6 mesi a Gagliano Aterno, fare esperienza di cos'è un'area interna in Abruzzo e nella rete appenninica che stiamo creando, e prevedendo una formazione multidisciplinare che porti a guardare con occhi nuovi e critici le aree interne e i contesti delle terre alte nel nostro paese. Ciao, io sono Simone, sono un neo abitante, arrivato grazie al progetto NEO. E vengo dalla Lombardia, ma nonostante il mio territorio d'origine sia apparentemente ricco, è qui che ho trovato una prospettiva di crescita personale e collettiva all'interno del processo. Sì, partecipiamo a diverse attività, io sono Francesco, anche io faccio parte del progetto NEO 2023, le attività che sono state proposte qui sul campo, tra cui un orco sociale, la radio di comunità e altri progetti e iniziative di carattere culturale, economico e sociale che coinvolgono sia noi che gli abitanti del comune di Gagliano Aterno. E in questa prospettiva stiamo cercando di creare le condizioni per attirare persone sul territorio, coinvolgerle in iniziative e azioni che permettano di stimolare una crescita non soltanto del contesto in cui ci troviamo, ma anche delle persone che vengono a partecipare, creando sinergie e convergenze su diverse questioni che vanno dalla transizione ecologica all'affrontare con un taglio e in chiave diversa le questioni di genere, cercando quindi di affrontare le tematiche e le problematiche che in tutti i territori nazionali e internazionali si vivono quotidianamente, e dandogli un taglio e un'ottica locale, cercando di tenere insieme le due dimensioni.